Prego. Io ho sentito una cosa molto interessante prima, che, come dire, diventa, appartiene un po' ai Muppet Show, no? O a scherzi a parte, dire che il governo Zelensky è un governo di nazisti. E Zelensky è ebreo. Sarebbe il primo ebreo della storia nazista. No, no, no. Io credo che Grimaldi abbia toccato l'apoteosi del paradosso. Ce ne sono parecchi. Secondo. Qualche volta anche al governo. Quindi Zelensky è un ebreo nazista. Io, cioè, solo il silenzio mi può... È stupefacente. È stupefacente. È stupefacente. La parola esatta è stupefacente. Sì, no, sapete qual è la risposta? Non è il silenzio. C'è un secondo elemento interessante. C'è un secondo elemento interessante che è questo. Nel 1900, pensa quanto è tornato indietro il dibattito. Nel 1976 Giampaolo Pansa sul Corriere della Sera intervistava Enrico Berlinguer. E nel 76 Berlinguer diceva, udite, udite, mi sento più sicuro sotto l'ombrello della NATO. Ora, nel 76, quindi guerra fredda, una situazione assolutamente difficile e complicata. Oggi siamo tornati indietro, in cui abbiamo un paese democratico che oggi Zelensky dice per trattare, basta, tolgo anche il tema della NATO. Cioè siamo in un contesto assolutamente diverso da quello della guerra fredda, no? E Zelensky, pur di trattare, dice, ok, se quello è il problema, non entro nella NATO, ma lasciateci la democrazia e la libertà. E ci sono delle persone che ancora oggi ribaltano la storia. Aspetti, Grimaldi è incredibile. Grimaldi vuole parlare ora? Perché è chiaramente minoranza. Rispondere. Ci sarà una ragione, direbbe qualcuno. Però... Un minuto. Prego. Adesso cosa dice Parenzo veramente non mi riguarda, non mi interessa. No, quello che ha detto Tabacci è una persona seria, eccetera. Io credo che debba essere messo in discussione fortemente, perché non siamo... Magari i camporini generali che c'erano qua, qualche cosa di interessante, di preciso, scientifico hanno detto. Ma noi dire che questi i russi che sono arrivati, che sono andati anche in difesa di questa popolazione, comunque sono entrati per un qualche motivo, anche perché hanno subito provocazioni a non finire con l'avvicinamento della NATO da tutte le parti, eccetera. Ma questo lasciamolo stare. Il fatto è questo, che non si può mettere, come sa fare la signora qua, in testa agli altri l'idea di Putin o che cosa vuole Putin, eccetera. Questi sono entrati per chissà quali motivi, stanno lì e non entrano magari nella capitale, a Kiev, eccetera, perché magari vogliono, essendo brutti, cattivi e sporchi, non ammazzare troppa gente entrando in una capitale. Forse sono anche rimasti lì. Allora aspettate, questo è un dato che già Putin, prima aveva detto anche Camporini, il neutralismo, cioè, può essere di che non paese. Entrino per evitare lo spargimento di sangue.